trovare il numero di soluzioni di questa equazione di secondo grado parametrica al variare di k, k è il nostro parametro. Se avete altri esercizi di questo tipo, assolutamente fatemelo sapere nei commenti, quindi quelli un po' più tricky da risolvere, e li tratterò nei prossimi video. Ciao a tutti, io sono Matteo, su questo canale parlo di fisica e matematica a livello universitario e non solo. Infatti questo è un tipo di esercizio che ho preso da un liceo scientifico, e quindi andiamo subito a risolverla. Ho trovato tre modi per risolverla. Vi farò vedere il modo più rapido che si può utilizzare per risolverla e quella più sbatti da fare. Se volete vi mostro come risolverla, ma è molto più lunga di così. Quindi partiamo subito. Allora, innanzitutto notiamo che è un'equazione di secondo grado, quindi noi questa equazione in realtà la sappiamo risolvere. Vi lascio il link in descrizione di come trovare la famosa formula per la risoluzione delle equazioni di secondo grado, quindi come ricavarla proprio. E quindi banalmente quello che si fa è andare a vedere il delta di questa equazione di secondo grado e andare a così a trovare il numero di soluzioni al variare di quello. Una cosa importante che non ho detto però è che sarebbe tutto molto facile e molto bello se fosse semplicemente questo, ma dobbiamo anche introdurre una condizione aggiuntiva, quindi il numero di soluzioni, ma dove? Nell'intervallo meno 1, 2. Questo complica notevolmente le cose. Perché? Perché nel metodo risolutivo più, diciamo, facile a livello intuitivo da fare, ma anche quello più complesso in termini di calcoli, è proprio quello di risolvere questa equazione andando a trovare il numero di soluzioni, diciamo x1, 2, facendo meno b più o meno la radice di questo delta, che dipenderà da k, diviso 2a. Poi andiamo a imporre le condizioni di appartenenza a questo intervallo del numero di soluzioni e da lì abbiamo la nostra soluzione. Il problema è che ci sono quindi quattro disequazioni da fare, nella quale compaiono addirittura le radici. Quindi sono un po' tricky da fare ed è facilissimo, diciamo, imbattersi in errori. Bene, quindi l'altro modo alternativo per evitare di fare questa cosa qua è quello di tenere presente una cosa. Quando si deve andare a risolvere delle equazioni parametriche, una cosa molto comoda da fare è vedere se si può isolare il parametro. Cosa voglio dire isolare il parametro? Beh, semplicemente se noi partiamo da questa equazione parametrica, quello che facciamo è, ad esempio, raccogliere qua il k e otteniamo un x quadro meno k che moltiplica x più 1 uguale a 0. Dopodiché, portando questo termine dall'altra parte dell'uguale e dividendo per x più 1, otteniamo questa quantità qua. X al quadrato fratto x più 1 uguale a k. Facendo così, che cosa notiamo? E questo è un altro metodo risolutivo, il secondo metodo risolutivo. Notiamo che questa è una funzione di x e stiamo dicendo con questa equazione, ci stiamo chiedendo quando questa funzione, che avrà un certo grafico, è uguale a una costante, quindi è uguale, diciamo, a praticamente a una retta orizzontale. Quindi se noi sapessimo disegnare questa funzione, allora ecco che andando a guardare le intersezioni con queste rette verticali, rette orizzontali, andiamo a vedere quindi il variare del numero di soluzioni al variare di k. Bene, questo però non è ancora il metodo che vedremo oggi. Il metodo che vedremo oggi è un terzo metodo e andiamo subito a farlo. Allora, in realtà si basa, diciamo, a livello di ragionamento, quindi come fare a capire che bisogna prendere quella strada, si parte proprio da qua, nel senso che tendenzialmente si cerca di isolare k proprio per il motivo che ho detto, ma si nota anche un'altra cosa. Se io vado a fare il passaggio intermedio, quindi prima ancora di dividere per x più 1, ottengo questa relazione qua. Ottengo un'uguaglianza tra x quadro e kx più 1. Cosa vuol dire? Che io sto facendo un'uguaglianza tra x quadro e kx più k. Cosa significa questa cosa? Facciamolo così, andiamo a vedere solamente questa uguaglianza qua. Significa che al variare di k voglio andare a vedere quando una parabola è uguale a una retta. Perché fissato k, questa è proprio una retta. Inoltre notiamo subito che all'aumentare di k per k positivi, questa retta crescerà verso l'alto, traslerà verso l'alto proprio perché qui ho un più k, questo è il valore dell'intercetta, e inoltre diventerà sempre più inclinata. Invece per k negativi quello che otteniamo è che la retta sarà inclinata verso il basso e intersecherà l'asse delle y per valori negativi.
Cosa significa questo? Andiamo subito a disegnarlo. Allora, noi abbiamo il nostro x quadro, quindi abbiamo detto che per k negativi noi avremo delle rette fatte in questo modo, k minore di 0, che andranno a fare una cosa del genere. Questo qua sarà k uguale a 0. Cosa significa? Che queste rette stanno diventando sempre meno inclinate in termini, diciamo, di inclinazione negativa, in termini di coefficiente angolare, e per k uguale a 0 io ho una retta orizzontale. Quindi cosa notiamo? Che per k negativi sicuramente non ho intersezioni. Quindi k minore di 0 ho 0 soluzioni. Perché ricordiamo che questa uguaglianza in termini grafici significa andare a trovare le intersezioni tra queste due funzioni, quindi tra questi due grafici. Notiamo subito che per k uguale a 0 io ho una soluzione. Questo perché appunto la soluzione è esattamente x uguale a 0. Appunto per questo specifico k io ho una sola intersezione. Però attenzione, perché per k positivo in realtà non è detto che io abbia due soluzioni. Perché? Andiamo a vederlo subito. Per k positivo abbiamo detto che la retta sarà un pochino più inclinata, quindi effettivamente le soluzioni sono due. E possiamo notare che in realtà le soluzioni effettivamente sono sempre due. Ma attenzione, ricordiamoci che noi dobbiamo andare a vedere quali soluzioni stanno in questo intervallo. Cosa significa? Che se noi andiamo a fissare ad esempio qua il meno 1 e qua il 2, esisterà un certo valore di k per cui questa seconda soluzione, adesso vedremo perché solo questa, è talmente alta in termini appunto di valori di y, per dire, per questo asse verticale, per cui cadrà fuori dall'intervallo. Quindi in realtà il numero di soluzioni per un certo valore di k in poi sarà solamente 1. Andiamo a vedere perché invece questa è sempre all'interno del nostro intervallo. Beh, semplicemente andiamo a vedere cosa succede per x uguale a meno 1 alla retta, e la mia retta, che sarebbe questa qua, kx più k, vale esattamente k per meno 1 più k. Quindi notiamo che questa cosa vale sempre 0 per ogni k. Cosa significa? Che in x uguale meno 1 la retta praticamente passa sempre per 0. Indipendentemente da k, cosa vuol dire? Che se aumento k, ovvero la sto traslando verso l'alto e la inclino sempre di più, in realtà questo punto rimane fisso a 0. Quindi è come se la retta ruotasse attorno a quel punto. E allora cosa significa però? Che se l'altezza della retta è sempre 0, ma la parabola in meno 1 vale 1, allora ecco che l'intersezione sta sempre, diciamo, alla destra di questo meno 1, quindi cadrà sempre in questo intervallo. Bene, detto questo, andiamo a vedere allora per quale valore di k la mia soluzione cadrà al più su x, diciamo, uguale a 2, quindi deve stare all'interno. Quello che posso fare quindi è andare sempre a sostituire x uguale meno 2 all'interno. Quello che posso dire quindi è che la nostra soluzione si otterrà imponendo questa equazione qua. Come facciamo? Andiamo a vedere che cosa succede alla retta in x uguale a 2, perché è il nostro punto estremo dell'intervallo. E quindi per ogni valore più grande di 2 sappiamo che la nostra k è troppo grande e causa il fatto che l'intersezione è appunto fuori da questo intervallo. Quindi questo è il nostro, una sorta di valore limite. Sostituendolo questo diventa k per 2 più k, ovvero 3k. Cosa significa che la retta in x uguale a 2 vale 3k? Significa che questo valore, questa altezza della retta in x uguale a 2 cresce linearmente con questa proporzione in funzione di k. Cosa significa? Che se questa sarà più grande di il valore della parabola in x uguale a 2, 4, ogni volta che l'altezza della retta supera 4, allora è perché la mia intersezione è accaduta fuori da questo intervallo. Quindi quello che dobbiamo imporre è che questo sia minore o uguale di 4, cioè di 2 alla seconda. Quello che ho fatto quindi è sostituire questo x uguale a 2 anche all'interno della mia parabola, in modo tale quindi che al variare di questo x, questo significa che in x esattamente uguale a 2, cioè l'estremo del mio intervallo, la mia altezza della retta aumenta con questo 3k al variare di k,
e io devo imporre che al massimo al più valga esattamente il valore che la parabola assume in x uguale a 2. Cosa significa? Che k deve essere minore o uguale di 4 terzi. Bene, però attenzione perché noi stiamo considerando il caso di k positivo, perché negativo e 0 già lo sappiamo cosa vale, allora significa che se 0 è minore stretto di k, che è minore o uguale a 4 terzi, allora io ho due soluzioni. Altrimenti, scrivilo qua, per k maggiore stretto di 4 terzi, io torno ad avere una sola soluzione. Bene, quindi questo era, diciamo, il metodo risolutivo più veloce che ho trovato. Se ne trovate altri, assolutamente non esitate a farmelo sapere nei commenti e vi invito a iscrivervi al canale, supportare il canale se siete interessati, c'è un link in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video.